Già la compilazione della dichiarazione dei redditi di per sé non è uno degli appuntamenti più piacevoli dell'anno. I contribuenti altoatesini sono però costretti in queste settimane a subire gli effetti di uno spiacevole disguido tecnico-burocratico, visto che nei modelli 7 e 30 non è prevista la voce IMI. In Alto Adige sta succedendo questo, che nelle istruzioni del modello 7 e 30 pubblicate il 16 di gennaio non è indicata l'assimilazione dell'IMU all'IMI. E questo che cosa genera? Genera il fatto che anche chi ha pagato l'IMI sarà soggetto ad addizionale regionale all'IRPEF e all'imposta IRPEF, cosa che non succede nel resto d'Italia, in quanto per i cittadini residenti fuori dall'Alto Adige che possiedono un immobile sito fuori dall'Alto Adige, per chi paga l'IMI, per chi paga l'IMU è esentato dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRPEF stessa. La confusione regna dunque sovrana e il CAF della CGIL ha chiesto alle autorità politiche di intervenire per sanare la situazione. Vediamo che non c'è una forte disponibilità sia da parte del MEF ma anche da parte delle istituzioni centrali romane affinché questa cosa venga sistemata. Ricordo che per le aziende in finanziaria entrate in extremis l'equiparazione IMU-IMI e pertanto le aziende oggi hanno una deduzione del 30% del pagamento. Per i lavoratori dipendenti e pertanto le persone fisiche ad oggi non c'è questa equiparazione e c'è il rischio di pagare somme dai 200 ai 500 euro in più.